Ciao a tutti, oggi vi presento una meravigliosa focaccia realizzata con cremor tartaro. È una delle vostre richieste poiché ci sono diverse persone che presentano allergia al lievito. Nulla toglie però che si può sostituire il cremor tartaro per chi non ha problemi, ovviamente da mixare con il bicarbonato che dona il giusto slancio alla base e alla crescita della focaccia. Chi non ha problemi, dicevo, con il lievito può utilizzare il classico lievito per preparazioni salate. Adesso seguite passo passo quelli che sono gli ingredienti e il procedimento che riporto anche in descrizione. Ecco le immagini, alla prossima ricetta. Bye bye!